A Cefalù viveva Belzebù. Ecco, così potrebbe iniziare una filastrocca sicula immaginata dagli adulti per spaventare i bambini. Se non fosse che per davvero la grande bestia 666, come si autodefiniva, cioè il satanista Aleister Crowley, si trasferì un giorno a vivere nel piccolo comune a 50 km da Palermo. Ma chi era davvero questo individuo così straordinario e così negativo, ritenuto da molti un uomo pericolosissimo? Aleister Crowley? Vediamo di scoprirlo. Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie, ma avete fatto caso a questo punto interrogativo? Oggi parliamo di una figura controversa, o almeno di una persona che ha fatto di tutto per essere considerata controversa, Edward Alexander Crowley, in arte Aleister Crowley. Era un artista britannico, un poeta, un mistico, ma soprattutto un supremo satanista, come amavano in realtà a descriverlo i giornali degli anni 20 del secolo scorso. Non ancora ventenne si era unito all'ordine ermetico dell'Alba Dorata, che lo avrebbe portato a trascorrere un periodo in Egitto, per esempio, dove scrisse il suo libro della legge ed elaborò una non religione che chiamò Telema, cioè una filosofia magica in cui metteva l'uomo al centro del suo destino, libero da autorità divine. Una filosofia che, a suo dire, era destinata a soppiantare il cristianesimo e tutte le altre religioni. Nel 1920 Crowley arriva in Italia e affitta una fattoria a Cefalù dal barone Carlo La Calce e va a viverci con due concubine e i due figli di queste donne. L'idea era quella di fondare proprio in questo casolare, che si trova in località Santa Barbara, l'abbazia di Telema. Allora cosa fa? Scardina le porte perché vuole creare un unico grande locale, poi insieme alle sue concubine inizia a dipingere i muri con immagini pornografiche e, abolite tutte le regole perbeniste, per esempio tutti quanti potevano girare nudi per casa e nel giardino, insomma, in quella casa poi iniziano a svolgersi dei riti quotidiani di, per esempio, di preghiere sataniche, poi occasionali sacrifici di animali e naturalmente sesso estremo, spesso sotto l'effetto di droghe. Insomma, è una sorta di comune hippie, però molto tempo prima che arrivassero le comuni hippie. Ed è guardata con curiosità, no? Se non addirittura sospetto, dai paesi vicini, dal circondario. Sarebbe rimasta in piedi, funzionante, insomma, in attività questa, diciamo così, famiglia allargata, perché più che altro era solo quello, per 3 anni circa, quindi fino all'avvento del regime fascista in Italia nel 1922. Poi però la disperata ricerca di denaro, gli eccessi provocati dalle droghe e anche la morte di un giovane adepto che durante un rituale aveva bevuto il sangue di un gatto ed era morto per un'infezione al fegato, avevano accelerato la fine di ogni cosa. La moglie del defunto inizia una campagna denigratoria contro Crowley, che la stampa definisce come l'uomo più malvagio del mondo, raccontando di inesistenti sacrifici umani, pratiche di cannibalismo, che dalla stampa britannica poi raggiungono presto il suolo italico. La nostra penisola, come dicevamo, era diventata da poco fascista e quindi non poteva tollerare uno scandalo che il clero locale premeva fosse velocemente cancellato. Così, nell'aprile del 1923, per ordine di Mussolini in persona, Crowley viene espulso per pratiche oscene, perversione sessuale e propaganda antifascista. Non si diede però per vinto, insomma, Crowley continuerà a coltivare così la pubblicità intorno alla sua figura insolita e anticonformista. In un'occasione, per esempio, a Lisbona, si fa aiutare addirittura dal grande poeta portoghese Fernando Pessoa. Ma nel 1934 viene portato in tribunale da un'artista che si era sentita diffamata da un suo libro e quindi portato in tribunale, siccome era vero,
perde la causa e dichiara bancarotta, non ha più un soldo. Dopo la guerra, dopo il 45, insomma, Crowley entra in contatto con diversi personaggi, tra questi Lafayette Ronald Hubbard, cioè l'uomo che avrebbe di lì a poco inventato Dianetics e Scientology. Però quell'amicizia si rompe molto presto e per Crowley quell'americano altro non è che un ciarlatano e, sue parole, uno zoticone ruba soldi. Nel 1947, a 72 anni, Crowley muore di bronchite. Ma la sua opera servirà da ispirazione per tantissimi appassionati di esoterismo e di occultismo che verranno in seguito. Ma sarà un'ispirazione anche per molti scrittori, artisti, registi, creatori di comics e naturalmente musicisti. Il mondo del rock in particolare lo ha voluto celebrare in più occasioni, a partire, pensate un po', dai Beatles, che hanno incluso un suo ritratto sulla copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dove, sapete, c'è questa figura composita con tantissimi personaggi alle spalle dei Beatles, e tra questi c'è anche Aleister Crowley. Passando poi per i Led Zeppelin, il chitarrista degli Zeppelin, Jimmy Page, è infatti uno dei maggiori collezionisti al mondo di materiale legato a Crowley. Per arrivare poi a David Bowie, Ozzy Osbourne, che li hanno citati nelle loro canzoni, Mick Jagger, Marilyn Manson e tanti altri, insomma. E quella casa in Sicilia, che fine ha fatto? Quella che doveva diventare il faro, no? Capace di illuminare l'umanità sotto la guida di Crowley? Beh, dopo che l'ha abbandonata, insomma, i disegni sono stati ricoperti di calce, le mura messe in vendita, solo che nessuno voleva andare a vivere dove era passato il diavolo in persona. Così l'abitazione presto è andata in rovina e solo 30 anni dopo, agli inizi degli anni 50 del secolo scorso, l'abbazia viene brevemente riscoperta quando un regista d'avanguardia, Kenneth Anger, arriva a Cefalù in compagnia di un celebre, famoso sessuologo, Alfred Kinsey, e del fotografo, scrittore Fosco Maraini, il papà di Dacia Maraini. Grazie a loro furono recuperati i dipinti di Crowley e fu ritrovato sotto un pavimento di cemento il cerchio magico dipinto nella stanza dei rituali. Film e fotografie sono le uniche testimonianze rimaste delle opere del mago, in gran parte distrutte dall'incuria. Leonardo Sciascia dà anche una sua interpretazione personale dell'espulsione di Crowley dalla Sicilia in un suo racconto che si intitola Apocrifi sul caso Crowley. Nel 1990 l'assessorato regionale dei beni culturali ha dichiarato il casolare di Cefalù bene di importante interesse storico-artistico e sottoposto alle norme di tutela, ma un tentativo per raccogliere interesse e fondi al fine di restaurare l'abitazione e trasformarla in un museo crowleyano non riesce ad andare a buon fine. Forse, memore della lugubre fama, quando nel 2010 un'agenzia immobiliare ne annuncia la messa in vendita, la descrive in maniera molto asettica come una casa indipendente a piano terra di circa 120 metri quadri con ampio giardino di 1850 metri quadri, edificio totalmente da ristrutturare, trattativa riservata. Nessun accenno a Belzebù. Circola la cifra di 1 milione di euro, ma se oggi a qualcuno venisse la tentazione di acquistarla dovrebbe fare in fretta, non tanto per l'inesistente fila di acquirenti, ahimè, ma piuttosto perché nelle condizioni attuali non si sa quanto rudere possa ancora restare in piedi, a meno che il signore delle tenebre non voglia metterci lo zampino e farlo sparire in una nuvola di zolfo. Io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, ringrazio i nostri naviganti, cui nomi potete leggere nella sigla, no? Come ogni puntata. Sono le persone che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, e ci danno la possibilità di realizzare tutti questi contenuti disponibili per chi li vuole seguire, insomma. Venite anche voi, unitevi, perché sull'isola del mistero c'è spazio, non è come il casolare di Aleister Crowley. Noi ci vediamo domani per parlare di un complotto che alcuni considerano defunto, ma forse stanno parlando troppo presto. Ci vediamo domani. A presto.